Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono Kai. Oggi siamo qua con il nostro amico Bolzanino. Stiamo andando, indovinate un po', stiamo andando fuori dall'Europa, stiamo andando dai extracomunitari, i nostri amici svizzeri cagasoldi, e siamo in autostrada, siamo verso Milano. E Pizzo, come stai? Tutto bene? Sì, un po' agitata la situazione perché guarda, oggi abbiamo visto di tutto in autostrada, gente che andava contro il guardrail, la pula che ci inseguiva, c'era di tutto. La pula, guardate la pula. Oh, scappa Pizzini, scappa, metti turbo. Would you be my answer? If I was the music, would you be the dancer? If I was the student, would you be the teacher? If I was the sinner, would you be the preacher? Would you be my who's the dun, the dun, dun? I still got a lot of shit to learn, I'll admit it. Who's the dun, the dun, dun? Siamo arrivati in Svizzera. E siamo da Danny, della sua casa nuova. Bella. E ora dobbiamo andare a far volare i droni, perché ne abbiamo due. Cosa abbiamo come primo drone? Il Phantom. No, aspetta, no. Dito. Il drone è suo, il primo. Proprio scrauso da povero. Che cos'è? Cosa hai te? Già è Phantom 3. I veri ricchi svizzeri hanno Mavic Pro. Feeling like a digit in a system, just another stupid number. I don't know, no. Everything is twisted, I can feel it. It's another stupid summer where it's cold. And we could do it on our own. Head up to a place where baby no one goes. In a rocket full of liquor, in a Polaroid for pictures. Baby, you should stop me before I lose control. How imperfect a person am I? Go through your purse and put on your disguise. You see the stars, but they just see the skies. And you see my scars, what do they see? No! Questo! Puttanaio di me! Che si è frutto? Sono già inzuppato! Kai? Sono inzuppato! Freddissimo! Freddissimo, l'acqua gelata, e sto genio ha messo già il piede dentro l'acqua. Dai, su! If I was a question, would you be my answer? If I was the music, would you be the dancer? If I was the student, would you be the teacher? If I was the sinner, would you be the preacher? Would you be my... Kai, come ti senti? Quanto manca? 5 minuti. 5 minuti. We still got a lot of shit to learn, just admit it. And it done, it done, done. We still got a lot of shit to learn, don't you get it? Ragazzi, ecco, cioè, guardate la voglia di vivere di Kai in questo momento. Un dopo statico, sto riposando. Ok, post. Dio, mi sono dato una bastonata in faccia. Prendimi un bastone, stronzo, prendimi un bastone. Bravo, grande, lascia. E adesso a destra. Mamma mia, guardate su. Ragazzi, siamo sopra i denti della vecchia e ci abbiamo messo la vita per arrivare qua sopra. E abbiamo Denita sopra che sta facendo le riprese con il drone. E speriamo che dopo me le passi, perché secondo me che sarà una figata assoluta. Ho anche rischiato la vita salendo qua. We'll be right back.
Ok ragazzi, sono Strarosso, stanchissimo, siamo tornati da I Denti della Vecchia. Spero che i video con i droni vi sono piaciuti. E ora siamo nello studio di Danny, probabilmente questo tutto il studio di Danny. È probabilmente una soffitta, tipo una mansarda. E quando finiamo di montare andiamo fuori in giro a Lugano Centro. Ragazzi, ho scoperto che a casa di Danny ha una soffitta un po' particolare. Guarda qua, siamo nella mansarda e ta-da! Abbiamo un passaggio segreto. Oh, attiviamo la luce. Entra dentro, entriamo. Questo è il bagno. E qua è già aperto, oddio. Non so se guardate le misure, è praticamente abbastanza grande per far entrare un uomo adulto. Guarda, prima te, scommetto che mi chiudi dentro. No, vai. Guarda, se mi chiudi dentro ti bestemmi in Veneto. Oddio. Ok, siamo su. Figo. Oddio, era una foglia. Ti dico che è figo, ma allo stesso tempo è abbastanza inquietante, perché tipo non sai mai che cosa può esserci. Troppo figo. Una volta in Austria in hotel sono andato su in soffitta, tipo una roba così. C'era un cazzo di gufo, avevo bevuto, io sono saltato giù dalla porta. I fantasmi, i fantasmi. Inizia ad aver scaga. Cazzo. Ho sentito qualcosa, Barone. Ma in fondo, o meglio che scendiamo, Barone. Scendiamo. Guardalo, come edita i video. Ah, è culetto sexy. Ragazzi, il risveglio qua in Svizzera è sempre drammatico dopo ogni serata, però guardate che vista fantastica che abbiamo sul lago di Lugano. Ragazzi, la nostra gita fuori porta in Svizzera è finita. Salutiamo Dennis Baronet. Vi ricordo di passare sul canale di Dennis, dato che lui fa travel vlog. E noi stronzo ci vediamo in Italia. Pizzini, partiamo. Sono stanco. Siamo in due. Raffreddato. Siamo in due. Rincoglionito. Quello sono tu. E non so più parlare, né in italiano né in cinese. Sono le 2:18, siamo a Milano perché è successo un casino in Svizzera. Dovevamo essere già a casa, probabilmente abbiamo fatto un semi incidente e siamo su una macchina veramente nuova, targata FF, e abbiamo una cazzo di telecamera che ha ripreso tutto, ragazzi. Probabilmente una ticinese ci taglia la strada. Guardate proprio il video, ci taglia la strada, rimane là. Sapete la schizofrenia che avevo io e lui in questo momento, in quel momento? Veramente ci stavo cagando addosso. Però ragazzi, è successa una cosa impossibile. Sapevo che la polizia svizzera era molto efficiente, però fino a sti punti veramente esagerano. Appena è successo qualcosa, subito la polizia da dietro. Insomma, non abbiamo toccato quella macchina, però ci siamo cagati addosso. Siamo tornati in Italia e vi spiego perché siamo in macchina. Inizialmente volevamo dormire da un mio amico sul Varese, però il mio amico Pizzini doveva tornare a casa a fare i compiti. Vero, stronzo? Eh già. E fare altre cose, giustamente. E anche io devo tornare a casa a fare i compiti, perciò sono le due e stiamo tornando a casa. Devo dire che questo vlog della Svizzera è stata la vacanza più pazza della mia vita. E io su quel cazzo di monte di Denti della Vecchia ho anche rischiato la vita. E perciò ragazzi, chiudo questo video dicendovi che la Svizzera è veramente mitica, e la parte italiana è praticamente il top. Non hai problemi della lingua, parli italiano, stai veramente sciallo. Perciò io con questo video chiudo. Ho 3 ore di macchina. Dopo treno da Verona a Porto Nuovo fino a Rovigo e si torna a studiare. Le vacanze stanno già finendo. Like o commento, noi ci vediamo al prossimo vlog pazzo. No! Pizza, tutto a posto? Cazzo! Puttana!